Eccoci qua, ciao! Siamo di Ciao! nuovo qua con le stesse vesti di prima. Visto che ci siamo, facciamo un altro tag. Questo invece è il tag sulla cucina. Anche questo l'ho visto fare da Giampanna, quindi praticamente è colpa vostra, è colpa sua se vedete tutti questi video. Allora, iniziamo. Queste sono pure una decina di domande. Vediamo un pochino. Prima domanda, piatto a cui non rinunceresti mai? Lasagna. Lo sapevo, io ci davo proprio Senza una. dubbio. Cioè, io una volta gli ho detto: qual è il tuo snack preferito? Una cosa che mangeresti così? C'è qualcosa che mangeresti in questo senso? Sì, la lasagna. Sì. Lei si mangia le patatine, io I nachos. nachos. Nachos, datene una busta di nachos, a me una busta di lasagne. Esatto. A posto. Ma una cosa così. Che poi io invece come piatto a cui non rinuncerei mai. No, non riesco a stare senza caffè. Non riesco a stare senza caffè, questo sì. Viziosa. Mamma mia, quando siamo all'estero per me è un dramma. Perché un caffè, se lo fanno buono, costa tantissimo. Se no, cioè, è impossibile. Non... Però senza caffè non ragiono. Perché di solito io ragiono, vero? Sì. Ecco. Qual è il piatto che ricorda la tua infanzia? Nessuno in particolare, per fortuna. Mamma tua non C'erano cucinava qualcosa che ti piaceva i particolarmente? sofficini bruciati di mia nonna. Sì. Grande classico quello là. Ma tutti belli con la crosta nera, pieni d'olio. anche il sugo con la cipolla di tua Sugo nonna, con la poi. cipolla. Cioè la cipolla con un po' di sugo rosso. Non è una gran cuoca, No. insomma. No, mia mamma le cotolette fritte, le mangiavo con piacere. Allora, dolce o salato, qual è il tuo preferito? Mio dolce. Ma perché rinunciare? Perché scegliere? Nel che scegliere? Cioè, ci sono le volte in cui uno si vuole fare una bella crostata, ricotta e cioccolato, perché c'è la crostata, ricotta e cioccolato. Vedete anche la ricetta. abbiamo fatto un video Modestamente. delirosissimo. Ecco. L'unico, tra l'altro, Ci mettiamo il link da qualche parte. sì, probabilmente nella fac sulla faccia sua. Ci sono le volte in cui vuole le lasagne. Quali sono i tre ingredienti che non possono mancare nel tuo frigo? Vabbè, dopo i capisaldi, che vabbè, sono le cose normali, acqua, che cos'è che non può mancare? Parmigiano, formaggio da Parmigiano, grattugiare, insomma. Sì, tortellini, pasta fresca. pasta fresca, pasta all'uovo il più possibile e passata di pomodoro. Oppure? Sì. Diciamo, queste sono le tre Non cose. È posso finita? barare, non posso No, controllare, è no. finita la salsa, è finito il parmigiano, no? Sì, Quindi insomma, è la quelle ci sono sempre. Sì, ma disperazione. perché ormai dopo anni di mangiare da soli, eccetera, eccetera, uno lo sa. Sì, è Quando vero. hai fame, hai fretta, pasta Hai fame, fresca, un basta. po' di sugo, risolvi la situazione. Sì, lui, io insalata, io vado di insalata. Uova, fesa di tacchino. Come non è cibo, è sempre cibo. Anche le uova Le uova quando sono finiscono utili. pure, eh sì, ti risolvono tanti problemi. Allora, qual è l'attrezzo da cucina che utilizzi più spesso? Allora, questa nuova aggiunta ce l'abbiamo qui dietro, vediamo, questo qua, Il mini beamer. il mini beamer, lo vedete? Ora lo stiamo utilizzando, però attrezzo come attrezzo viene considerato, sì. Pensiamo Tipo che cosa, il mestolo. il Questo? mini beamer, Prendetelo, buonissimo. questo qua. Non c'è, non ci paga la Brown per fare questa cosa, tranquilli. Sì, è buono, si fa le passate, i purè, Pesto. pesto. Ultimamente stiamo facendo pesto a non finire, infatti Abbiamo c'è fatto la gazpacho, anche gaspacio. sì. Il pesto alla trapanese, Sì, tante cose. sì. Ci proviamo, ci Molto comodo. proviamo. Hai mai usato la cucina per conquistare un uomo barra ragazza? Sì. Sì. Io no, tu sì. Sì, anche lei sì, anche se non se ne è accorto. Una cosa che l'ho detto fin dall'inizio, se mi vuoi conquistare. Cucinami. Pipi e patati. No, basta, no, vi prego, basta pipe e patate. Cioè, io lo dico sempre, mia mamma era un'appassionata di questi peperoni con patate, ogni santa mattinata d'estate soprattutto, iniziava dalle 8 di mattina, io magari dormivo che era vacanza, eccetera, mi svegliavo prima ancora dell'odore del caffè e dei pepi.
questi peperoni arrostiti, basta, non ce la faccio più. Però poverino, lui li vuole. Per conquistarmi cucina. S'arrangia. Pure io dopo ho conquistato quella cucina. A quale età hai cominciato a cucinare? Io da universitaria, non prima, poi da figlia unica non è che mi sforzavo più di tanto. Anche io all'università. Però mi piaceva, pure un po' più tardi. Però tu, non so se guardavi tua mamma mentre cucinava. Io ho imparato guardando le varie trasmissioni. Talento poi. Naturale. Allora, ma se non è vero. Queste mano. Ma la carbonara, ecco che cosa ne avevi cucinata per prima cosa. Ma che carbonara buona. Queste mano. Sì, vabbè. Cala crista. Cucini piatti tipici della tua regione? Sì. 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 Piatti tipici, che cosa che mangiamo però? Pippe e patate. Sempre pepe e patate. No, che cosa c'è che no? Cuciniamo, piatti tipici della nostra regione. Sì, vabbè, le frittelle di zucca, qualcosina. Qual è l'ultimo piatto che hai cucinato? Allora, sabato abbiamo avuto ospiti a cena e abbiamo fatto nell'ordine un'insalata di cipolle. Con menta, aceto e capperi. Poi le melanzane, le zucchine alla scapece, sempre grigliate, olio, menta. Poi il gnocchetti col pesto, è sempre per di cui il mini mimero di dietro, grazie a. Il pollo con i funghi, pollo, però l'abbiamo fatto denso. La dorata di pollo, infarinato, eccetera. E poi che cosa abbiamo? Vabbè, poi no, il dolce no, non abbiamo fatto dolci, però queste sono le cose. Oggi, siccome abbiamo mangiato anche oggi, non aspettiamo di mangiare una volta a settimana. No, oggi c'era tentativo di risotto. Ah, il risotto alla zafferana. Sì, ci è uscito male perché non avevamo lo zafferano buono, quindi ci siamo accontentati. È vero, perché stavo pensando a sabato io. Vabbè. Abbiamo mangiato anche altri giorni. Sì, effettivamente abbiamo mangiato anche dopo. Sì, cuciniamo di tanto in tanto. Qualche volta capita. Descrivi con un aggettivo cosa significa la cucina per te. Metto un aggettivo, mica il sorriso, No, perché io lo so cosa significa per te il buon cibo. Sensuale. Senso. Sì, comunque, sì. È allegria, comunque, la cucina sì, diciamo la verità, questo gliel'ho detto pure, ho detto un giorno io non sarò più attraente, magari non saremo più prestanti, però la lasagna è la lasagna. Sarà sempre una certezza. È una certezza, 70-80 anni, quindi è una bella lasagna, sei a posto. Ah, i sì, piaceri della vita, il corpo... Il corpo sfatto, però queste belle strati di lasagna. Allora, poi una domanda aggiunta così è se ti piace la cucina etnica. A me sì, cioè sono un po' curiosa, no? In generale, quando siamo in viaggio, cerchiamo sempre di mangiare un po' di tutto, quindi... Sperimentare. Ma anche sperimentare, abbiamo un po' di spezie, ma abbiamo preso anche la paprika di due tipi, il curry, la maggiorana, vabbè, poi tutte queste sono cose... però abbiamo una certa quantità. Quello che mi dispiace è che abbiamo iniziato a cucinare dopo che siamo stati ad Istanbul. Avevamo preso delle spezie, però dopo 2 anni... Queste spezie inutilizzate, vedi il zafferano. L'anno di oggi sapeva di menta, era una cosa abbastanza indefinita, o comunque era molto blando, nemmeno si sentiva tanto, e non ha colorato nemmeno, perché il riso da zafferano di solito è giallo, ma vabbè, questo non mi interessa. Ci piace la cucina etnica, sì. La sperimentiamo. A lui non piace la cucina giapponese, però sì, in generale siamo un po' curiosi e cerchiamo di sperimentare. E niente, qua anche questo tag è finito e... Wow. Saluti, ciao. A presto. Ciao. La lasagna.